Sarà lunga e sarà difficile perché nell'incontro che abbiamo avuto ieri ci ha invitato più di una volta a non continuare lo sciopero testuale, perché se continuate lo sciopero così articolato mettete a rischio gli impianti del ciclo latta. Gli abbiamo risposto, sfida accettata, per salvarla questa fabbrica, per salvare questo lavoro. Ci hanno invitato più di una volta a sospendere lo sciopero, aducendo motivazioni tecniche che secondo noi non esistono. Se non avessimo ritirato lo sciopero, ci ha detto che avrebbe messo in campo l'ipotesi di mettere tutti in cassa integrazione, tutti i 1000 lavoratori. Abbiamo rinviato a mittente quell'invito e gli abbiamo detto sfida accettata. Sì, ormai siamo giunti a un punto di non ritorno e c'è stato un muro contro muro, abbiamo provato in tutti i modi, anche tramite le istituzioni, a dialogare con questa azienda, ma purtroppo abbiamo trovato solo muri. E a questa risposta noi non possiamo che reagire con una mobilitazione pesante. Lunedì ci aspettiamo che il governo prenda una posizione chiara con questa multinazionale, che faccia in modo di commissariarla, di portarla a termine fino a novembre, far pagare quello che è dovuto al paese e anche gli arretrati, perché la siderurgia in Italia deve rimanere assolutamente, perché è un asset fondamentale per il nostro paese.